apriremo dunque il 20. Ha segnato la Juventus, Paolo Dybala, esattamente dopo 3 minuti di gioco sul cronometro ha portato in vantaggio la Juventus. Il pallone basso, raso terra dalla corsa di destra e con l'interno destro è arrivata la gioia, ha toccato il pallone, lo ha direzionato in diagonale lì dove il portiere dell'Udinese Silvestri non poteva assolutamente arrivare dopo solo 3 minuti di gioco. Cambia il parziale alla Nacerera di Udine, ha segnato la Juventus, ha segnato Paolo Dybala, che tuttavia riesce a uscire col pallone tra i piedi di Dybala, il lancio sull'estremo settore di destra per Cuadrado, posizione di alla destra e già in area di rigore. Cuadrado, dribbling, Cuadrado, tiro, rete, ha raddoppiato la Juventus, Caffè Colombia Cuadrado, ha portato a 2 il gol della formazione allenata da Massimiliano Allegri, contropiede meravigliosamente condotto dalla squadra bianconera torinese con il lancio di Paolo Dybala dopo un affannoso, pericoloso ma assai efficace disimpegno al limite se non all'interno della sua area di rigore. La Juve ha liberato Dybala di casa che andrà a battere con il destro, rincorsa poco fuori dall'area di rigore, parte il tiro, la rete. L'Udinese che ha accorciato le distanze al minuto 6 nel corso del secondo tempo, cambia il parziale alla Dacia Arena. L'Udinese ha accorciato le distanze con Pereira, conduce la Juve per 2-1, la linea può tornare a Bologna. E forse è proprio per Okaka che ha toccato la palla, ha respinto dal gol, è stato convalidato, ha pareggiato l'Udinese esattamente al 38esimo minuto nel corso della ripresa. L'Udinese ha pareggiato, il gol può essere stato, se non andiamo errati, di De Lufeo che a quel punto è andato a raccogliere il pallone in posizione regolare dopo la topica clamorosa di Wojciech Szczęsny. Tutto in parità alla Dacia Arena di Udine, 2-2 tra Udinese e Juventus, Bologna.